Signore Gesù, tu sei qui davanti a noi, risana le nostre ribellioni, risana la nostra mancanza di amore, risana la nostra superbia, la nostra ostinatezza, risana, Signore, questo stato d'animo in cui noi ci troviamo, disobbedientemente alla tua volontà, di non sottomissione al tuo volere. Risanaci, oh Signore, e aumenta la nostra fede in te. Tu ti immori per noi. Tu ancora soffri su questo altare per i nostri mali spirituali. Quanti segni di amore ci hai dato, e noi siamo sordi di orecchio, ciechi di vista, duri di cuore. Risanaci, oh Signore, dalla nostra cecità. Risana, Signore, la nostra durezza di cuore, risana la nostra sordità, oh Signore, e vieni il nostro soccorso. Questa mattina ti vogliamo adorare e benedire per tutti i tuoi benefici. Ti adoriamo e ti benediciamo, Signore, per quello che hai fatto e per quello che sei. Tu sei il Signore, tu sei il Signore, l'unico Signore Dio nostro. Tu sei il Signore del cielo e della terra, sii anche il nostro Signore in questo momento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Oggi e sempre sia lodato. Dio Signore, vogliamo adorarti questa mattina. Vogliamo prostrarci, Signore, davanti a te e consegnarti la nostra stoltezza, Signore. Consegnarti la nostra debolezza. Consegnarti, Signore, le nostre distrazioni. Tutto ciò che, Signore, ci attira del mondo, questa mattina te lo vogliamo consegnare. Signore, prendi ciò che non è buono in noi, perché possiamo essere liberi, perché possiamo veramente adorarti, riconoscerti, guardarti, Signore. Rendici liberi, figli. Rendici tuoi, oh Signore, fa che possiamo veramente avere, iniziare, se ancora non l'abbiamo fatto, Signore, un buon rapporto con te. Fa, oh Signore, che finalmente noi possiamo dire, Signore, tu sei in me. Signore, tu sei in me e io vivo per te. Fa, oh Signore, che questo nostro cuore veramente incominci a battere per te. Fa che possiamo iniziare, cioè l'inizio, Signore. Dobbiamo iniziare il rapporto con te. Vieni in nostro soccorso, Signore, perché noi siamo ciechi, siamo sordi, oh Signore, e non comprendiamo. Non sappiamo leggere i segni, i tuoi segni, Signore. Facci comprendere che questo è il tempo. Questo è il tempo della salvezza. Questo è il tempo di cambiare vita. Questo è il tempo di riconoscerti, Signore, della nostra vita. Ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo. E vogliamo rimanere in adorazione, Signore. Lode e gloria a te. Signore Gesù, questa mattina vogliamo nel silenzio visualizzarti grondante di sangue sulla croce,
nel Getsemani, dalla tua fronte sondava sangue, e i nostri peccati che gravavano su di te, tutto il peso del mondo era su di te. Dai primi tradimenti fino all'ultimo tradimento di Giuda, fino ai tradimenti di tutti gli uomini, tuoi apostoli, tuoi discepoli, fino alla fine del mondo. Tu vedevi la vanità per tanti del tuo sacrificio immenso, nel dono della vita. La tua umanità era schiacciata dal peso del peccato, del mio peccato, dei peccati degli uomini e gemelli. Padre, Padre, passi da me questo oro, ma non ti faccia la mia volontà, ti faccia la tua volontà. E grondavo tanto. Oh Gesù, ti vogliamo contemplare proprio nei Getsemani. Ti vogliamo contemplare piegato là nell'orto degli ulivi, mentre i discepoli dormono, mentre Giuda si avvicina, mentre tu vedi balenare la croce sulla montagna che ti attende, mentre tu percepisci le folle che gridano, che grideranno domani contro di te, crocifiggi, crocifiggi, Cristo. Tu vedevi tutto, Signore, e non sentivi la vicinanza del Padre, ti aveva abbandonato, eri solo. Oh Gesù, noi vogliamo contemplare te, che hai portato il mio peccato, voglio contemplare te, che hai portato la mia infermità, per me tu hai patito passione e morte, per me tu agonizzavi in quell'otto, per me grondavi sangue, per me avevi paura, risano Signore, per la tua paura, le mie paure, per la tua infermità, la mia infermità, risana Signore, l'anima mia, per il tuo sangue prezioso che versavi, risanamo Signore, dalle mie ribellioni, tu che piegasti la tua fronte, la tua volontà, dalla volontà del Padre. Cantiamo Gesù, cantiamo Gesù, in nome di Gesù. Thank you.
Signore Gesù, ecco, Giuda si avvicina, ti dà un bacio, salve rabbì, e tu gli rispondi, amico, per questo sei venuto. Tu dicesti amico a Giuda nel momento in cui ti tradiva con un bacio. O Gesù, risana la mia ribellione all'amore. Signore Gesù, che hai chiamato amico Giuda mentre ti tradiva, che perdonavi Giuda mentre ti consegnava, mentre lui si ostinava a rifiutare il perdono che tu gli davi, gettavi il richiamo dell'amore. O Gesù, risana le nostre ostinatezze, risana i nostri tradimenti, risana l'anima nostra che nonostante il tuo amore si ostina nel suo odio, nel suo rancore, nella sua vendetta, nella sua ostinata grandezza. Gesù, ti consegnasti ai soldati e ti portarono nella notte, era buio, era l'ora delle tenebre, era l'ora del demonio. Tutte le potenze delle cose dell'abisso uscirono in quel momento per ottenebrare la mente degli uomini. E tu camminavi nelle tenebre, fosti portato ai diversi tribunali, fosti portato, condannato, vilipeso, calunniato. Signore, risana tutti i nostri dolori per le calunnie, per le infamità dette contro di noi. Risana, Signore, la nostra anima, il nostro cuore, di tutti gli oltraggi, di tutti i ricordi penosi che abbiamo nel modo come ci hanno trattato gli uomini, i nostri vicini e i lontani. Risanaci, oh Signore. E adesso, Signore Gesù, io ti contemplo alla colonna, fosti legata alla colonna, fosti messo nudo e fosti schiaffeggiato prima e poi flagellato. O Gesù, quei flagelli del corpo pesano su di me, sono tutte le mie malattie che tu sopportavi nel tuo corpo, tanto ci amavi. E tutte le mie guarigioni, o Signore, ti sono costati flagelli e sputi e vilipendi. Per i tuoi vilipendi, i tuoi sputi e le tue flagellazioni, noi siamo guariti dalle nostre infermità e guariamo continuamente dalle nostre infermità. Dietro le nostre guarigioni ci sono le tue afflizioni. Dietro i nostri prodigi che celebriamo ci sono i tuoi obbrobri, ci sono la coronazione di spine, ci sono gli schiaffi, ci sono gli sputi dei malfattori. Signore Gesù, vogliamo contemplarti in questo momento e ancora una volta ti vogliamo dire Gesù, 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 cantiamo ancora una volta Gesù. Thank you.
Gesù, sotto il pretore di Pilato, noi sentiamo il vocio della folla, circa un milione di persone, perché era il giorno delle feste pasquali e da tutte le parti del mondo venivano a Gerusalemme gli ebrei. E tutti gridavano: crocifige, crocifige. E poi Pilato si diede la consegna della morte, scrisse: Gesù Nazareno, re dei Giudei, lo scrisse in tre lingue, nelle tre lingue parlate, perché tutto il mondo comprendesse che ti aveva condannato a morte. Noi tutti ti abbiamo condannato a morte, e tu andasti alla croce per i peccati di noi tutti. Sulla croce, eccoti, in questo momento, avevi trascinato la croce lungo la strada che porta a Calvario, adesso ti hanno crocifisso. Sei agonizzante. Sei solo, sospeso tra cielo e terra, e lo hai fatto per me, lo hai fatto per ciascuno di noi, lo hai fatto per tutti i tuoi crocifissori, per tutti quelli i quali gridavano crocifisso, dove era l'eco della voce di tutti gli uomini di ogni tempo. Sei morto per tutti, o Signore. E con la tua morte hai risanato tutti, hai risanato il peccato del mondo, con la tua morte hai risanato tutte le infermità, hai sciolto tutte le catene, hai rotto la catena del maligno e tutte le nostre catene, e noi ti contempliamo vincitore della morte, vincitore del peccato, vincitore delle infermità, vincitore di tutto il male, naso la croce, ti contempliamo vincitore Gesù, e per questo ci pigliamo davanti a te e ti chiediamo che la tua guarigione, la tua liberazione, il tuo perdono scenda su di noi in remissione dei nostri peccati, in guarigione delle nostre dolori, delle nostre infermità. O Gesù, dalla croce tu ci risani. Chiunque guarda questa croce, come si guardava il serpente nel deserto, guarirà. O Gesù, vogliamo guardare la croce, e vogliamo guardare te sulla croce. Tu sei la guarigione nostra, la liberazione nostra, il perdono nostro, la pacificazione nostra. Gridiamo a te, o Gesù, gridiamo a te, Gesù, e scendo su di noi la tua vita, la tua pace, la serenità. Tu muori e noi viviamo. Gridiamo, fratelli e sorelle, gridiamo a Gesù, invochiamo il suo nome. Chiunque invocherà il nome di Gesù sarà salvo. Gridiamo: Gesù, 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 Gesù. Il tuo sangue scende in remissione dei peccati su di me. Gesù, tu sei la mia guarigione. Gesù, tu sei la mia liberazione. Gesù, tu sei il mio perdono. Gesù, tu sei la mia pace. Gesù, tu sei la mia vita. Gesù, 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 cantiamo. Bye.
Guardiamo Gesù e preghiamo. Si dia luogo a tutte le invocazioni, a tutte le preghiere. Ridati a Lui, ridati a Lui, ridati a Lui ed Egli vi ascolterà. È Lui che interpella il Padre per noi. Lui è vivo, Lui è vivo. Ecco l'uomo, diceva Pilato, ecco l'ostia santa, immacolata, ecco Gesù come ti sei ridotto, per amor nostro, un pezzo di pane, per amor nostro, immolato anche sull'altare, ma da te esce la vita. Gesù, 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 fa che noi crediamo, fa che noi crediamo, il tuo amore, oh Signore, in ogni nostri cuori, fa che amiamo, Signore, e ci umiliamo davanti a te, pieghiamo le ginocchia davanti a te, davanti a Lui, ti piego ogni ginocchio, in cielo, in terra, in ogni luogo, e ogni lingua confessi che Lui è il Signore, a gloria di Dio Padre. Noi lo abbiamo visto, ma non l'abbiamo riconosciuto, era tutto la testa e i piedi di vedere piaghe. Però Dio è sceso su di lui e gli ha offerto se stesso per le nostre infermità e per le sue piaghe, noi siamo stati guariti. Ecco una lunga discendenza che viene da Lui, il popolo che acclama il nome del Signore. Ecco la luce che viene da Lui, la vita che è stata vista da Lui nel mondo. Per il suo sacrificio, noi siamo stati guariti. Ma il Signore è piaciuto prostrarlo con dolori, quando offrirà se stesso in espiazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo per i secoli,
chi compirà per mezzo di lui la volontà del Signore. Dopo il suo ultimo tormento, vedrà la luce della resurrezione e si sazierà della sua conoscenza. Il mio giusto sarà giustificato. Sarà giustificato molti, la moltitudine, tutti sono in lui giustificati, perché egli si è addossato le loro iniquità. Perciò io gli darò in premi le moltitudini. Dei potenti egli farà motivo, perché ha consegnato se stesso alla morte ed è stato annoverato tra i genti, mentre egli portava il peccato di tutti e intercedeva per i peccatori. Grazie, Signore, perché sei morto per noi e sei risuscitato per noi. Tu sei il vivente, Signore, e con te hai trascinato alla risurrezione tutti noi. Noi eravamo morti, e adesso, passando per la tua morte, noi ti seguiremo nella risurrezione. Fratelli e sorelle, noi passiamo dalla morte alla vita, passando per Gesù. Egli è il primo dei morti che risorge, e noi dietro di lui risorgeremo. Attraverso i tuoi dolori, i nostri dolori spariscono, le nostre infermità chiedono il posto alla vita. Crediamo a questa meravigliosa opera di Dio, e per lui che noi guariamo, e per lui che noi ci liberiamo, e per lui che noi abbiamo la vita, e un giorno avremo la risurrezione anche nel corpo. Gridiamo a lui: grazie Signore Gesù, grazie Signore Gesù, grazie Signore Gesù. E adesso, fratelli, Gesù è qui. Egli vuole ascoltare le vostre preghiere, le vostre invocazioni, i vostri ringraziamenti. E qui si dia luogo alle preghiere, all'invocazione, alle profezie, si dia luogo a tutto, ma soprattutto alla lode verso di lui, ai ringraziamenti a lui per quello che ha operato e per quello che ancora opererà. Se devo fare qualche testimonianza, proseguirò. Si vuole pregare, ringraziare, lodare il Signore. Lo faccia liberamente, sia con interventi di preghiera, sia come ringraziamento di grazia di Gesù. Se ti tocca e ti guarisce. Anche tu sei una donna e hai un tumore al seno, sei preoccupata, ti sembrava una cosa da nulla, invece è venuto il verdetto. Tutti sono preoccupati nella tua famiglia, qualcuno piange. Non temere, io tocco il tuo seno e ti avvia guarigione. Il tuo cuore funziona poco,
le tue valvole fanno preoccupare i tuoi familiari. Tu sei un uomo di 74 anni. Non temere. Io ti visito in questo momento. Io rialzo il tuo cuore. Io rimetto a posto tutte le funzioni del tuo cuore. E gioisci nel Signore e ringraziami. Voi tutti che avete dolori alle cervice, siete 5-6 persone, dolori acuti alle cervice, due non possono calare la testa. Ecco, io vi tocco e vi guarisco. Chi si è sentito toccare le cervice, alzi la mano, perché il Signore sta toccando le cervice, 5-6 persone. Due che non potevano neanche agitare la testa, e gli altri che avevano difficoltà. Ecco, alzate le mani. Grazie Signore Gesù. Un tallone fa male e la parte esterna dell'osso, proprio nell'incollatura del piede, che fa male. Signore, tocca e guarisce. Se le persone presente è pregata di alzare la mano. Tallone e osso dalla parte eterna. Grazie Signore Gesù, grazie Signore Gesù. Osso sacro, ci sono tre persone che soffrono dolori. Due con dolori atroci all'osso sacro, che tendono a stare seduti. Il Signore tocca e guarisce tutte e tre. C'è una persona e una seconda. Prima una persona che ha le orecchie otturate, sente poco da entrambe le orecchie. Il Signore ti tocca e dice: espetà. Apriti e tu ti senti molto meglio di prima. Se la persona è presente, alzi la mano. Alle orecchie. Orecchie che sentivano poco e adesso sentono distintamente la parola della verità. Grazie Signore Gesù. Grazie Signore Gesù. Dolori all'inguine. Due persone, un uomo e una donna, dolore all'inguine, la donna in più ha delle piccole pustole proprio all'inguine. Il Signore tocca e guarisce, entro tre giorni non avrà più niente. Ecco, tu sei soffocante al piede destro, io lo tocco e lo guarisco. E Signore Gesù, noi ti ringraziamo e ti benediciamo. Signore, gli occhi arrossati di due persone in questo momento hanno una frescura e il palato così aspro di una persona si rinfresca. Signore, tu manda una frescura al palato e agli occhi di due persone. Se le persone sono presenti e sentono una frescura agli occhi, oppure una frescura nella bocca che prima ardeva, alzano la mano e glorificano il Signore. Grazie Signore Gesù. Grazie Signore Gesù. Intanto lodiamo il Signore e benediciamo. C'è una persona in coma, a Santa Serafina Sofia, e in questo momento apre gli occhi. Grazie Signore Gesù. Grazie Signore Gesù. Grazie Signore Gesù. Un incidente stradale. Il Signore salva una persona. Proprio in questo momento in una via principale della città.
sta avvenendo un investimento per miracolo, la persona si salva mentre la macchina va in fassume. Lodiamo e benediciamo il Signore. Signore, ti ringraziamo di quello che tu stai facendo. Ti benediciamo, Signore. E adesso ti preghiamo per i casi più gravi. Noi sappiamo che tu sei misericordioso. Tanta gente è venuta qua, anche da lontano. Uno di questi fratelli che è venuto, che ha un'affezione di un male grave, sarà visitato dal Signore e ritornerà al suo paese con la guarigione del cuore. Tu attendi da tanto tempo di essere madre. Ecco, io ti tocco. Diventerai madre entro un anno. Signore Gesù, noi siamo qui. Non è per questi piccoli segni che siamo qui. Ma siamo qui, oh Signore, perché vogliamo risanare la nostra vita. Che vale, oh Gesù, risanare da un piede, dagli ossi dell'orecchio, quando permane in noi la infermità dello spirito. Signore, ti chiediamo di guarire dalle nostre infermità. Ed è la voce del Signore che grida a due donne: ritornate, ritornate sui vostri passi, voi che vi siete allontanati dai mariti, ritornate, ritornate sui vostri passi, un figlio attende e due figli attendono, ritornate, è la voce del Signore. E per due donne, una con un figlio e l'altra con due figli, che sono in fase di separazione, c'è un incaponimento da parte delle due donne, ma il Signore mi consola, il torto non è tuo, o donna, ma è tuo in parte, in gran parte di tuo marito, e per l'altra donna cerca di essere più premurosa verso il marito ed egli non si separerà. O Signore, ti chiediamo che cresca l'amore nelle nostre famiglie. O Signore, in questo momento tu consoli una madre perché suo figlio si è drogato, non tornerà alla droga. Ecco, fratelli e sorelle, adesso ci alziamo e gridiamo al Signore. Gridiamo al Signore perché vogliamo essere guariti. Queste guarigioni corporee sono niente di fronte alla guarigione che il Signore vuole operare dentro di noi e che dipendono tante volte da noi. Il Signore vuole la conversione della vita, la conversione del cuore, vuole il perdono vicendevole, vuole portare la pace nelle famiglie. O Signore Gesù, noi ti preghiamo in questo momento, porta la pace nelle nostre famiglie, porta la guarigione dei cuori, la guarigione della vita. Signore Gesù, ti prego, ci sono tre persone che vanno da maghi e fattucchieri, sono qui in questo momento e cercano da te salute. Smettete di salire le scale di fattucchieri e di idolatri,
e non portate i segni delle prostituzioni dei vostri portamogli al vostro collo e alla vostra taschina. Siate coerenti con la vostra fede. Siate coerenti con la vostra fede. Non lasciatevi adescare da gente straniera che non conosce il mio nome. Io sono il Signore. E adesso, fratelli e sorelle, recitiamo davanti al Signore e ripresentiamo al Signore tutte quelle persone che si raccomandano alle nostre preghiere. C'è una persona che vuole ringraziare il Signore, sta venendo dall'ufficio e deve ritornare. Devo ringraziare Teresa, devo ringraziare il Signore per la